derivanti dalle alleanze internazionali, anche perché prima nella formulazione che viene prima si fa riferimento al rispetto dei principi della legalità internazionale e quindi noi vogliamo evitare che ci siano condizioni in cui l'obbligo derivante dall'appartenenza alle alleanze internazionali sopravanzi l'obbligo che viene invece stabilito in precedenza da questa formulazione quando si fa riferimento al rispetto della legalità internazionale. Vogliamo evitare che l'obbligo derivante dall'appartenenza alle alleanze internazionali ci porti a delle missioni che niente hanno a che fare con quanto previsto dalla legalità e dal diritto internazionale e da quanto previsto in principal luogo dalle Nazioni Unite. La ringrazio, non mi pare ci siano altri interventi. Pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione sull'1.53. Chi non ha votato? Moscat. Di Lello. Qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 65 favorevoli, 329 contrari, la Camera respinge. Adesso votiamo l'articolo 1. Ci sono interventi sull'articolo 1? Non mi sembra. Ah, Artini, prego. Sì, molto velocemente, al netto delle valutazioni emendative, devo ringraziare, lo dico proprio espressamente, per questo articolo, perché effettivamente c'è stata una volontà da parte dei relatori, che ringrazio espressamente, e da parte anche di tutte le forze di maggioranza, di voler normare quella che è la definizione di una missione internazionale, che nella prima bozza del testo non era stata definita. E questo effettivamente è stato un lavoro di cui ringrazio sia le forze di maggioranza che d'opposizione, perché non c'è stata nessuna preclusione nel voler definire questo, per cui annuncio il parere favorevole. Grazie. La ringrazio, non mi pare ci siano altri interventi. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Chi non ha votato? Mi pare che abbiano... Fantinati. Palazzotto non riesce a votare. Ecco, adesso sta votando. Fantinati ha votato.